di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Come abbiamo detto di recente, Ambra e Francesco hanno riallacciato i rapporti anche se non vi è più amore. Eppure i due non possono dimenticarsi a vicenda, non possono dimenticare l'intenso amore che vi è stato tra di loro. Ambra ha voluto chiarire la situazione con il cantante italiano e i due oggi si vedono anche regolarmente. Ambra ha dichiarato che i due si vedono non solo per il bene dei loro figli, ma anche perché è inutile portare rancore a vita anche per una situazione, come la loro, che non è andata come previsto. Anche nelle sue parole Ambra ha mostrato tutta la sua grande sensibilità. Non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Yolanda e Leonardo. E in nome di quell'amore... Io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli, queste le sue parole. Ancora oggi per il grande bene che si vogliono Ambra e Francesco si dicono ti amo. E la stessa conduttrice lo ha spiegato. Siamo contenti che ogni volta che postiamo un video tanta gente ci dica perché non tornate insieme, perché è un po' l'effetto dei film d'amore che ci piace guardare. Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo. Però anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. Questa è la conclusione di Ambra Angiolini.